Beh, dei tanti familiari delle vittime, oggi lì con voi, Civiviana, guardatela in faccia, guardate la profondità dei suoi occhi, la sua dolcezza, ma anche la sua determinazione. Una ragazza stupenda, ma con tante ferite dentro, perché diversi anni fa in Italia è stata uccisa la sua mamma che in quel momento aveva esattamente l'età che oggi ha Viviana. È stata uccisa, lei era impegnata in politica, era assessore nel suo comune in Puglia, in quella regione dove chi di voi potrà venire il 21 di marzo faremo il ricordo di tutte le vittime delle mafie, di quella violenza criminale, tra cui proprio la mamma di Viviana, una brava politica, donna di passione, che si batteva per tutelare il suo ambiente dalla speculazione di chi voleva su quella stupenda costa del Salento a Porto Selvaggio, come si chiama quella zona, voleva speculare, costruire ville, case, soldi, denaro, calpestando la natura, l'ambiente, cioè, ci sono solo preoccupati di questo, del denaro, del potere, e stanno distruggendo la nostra società e il nostro ambiente. Lei si era battuta con molta chiarezza, una donna che amava la sua terra, che amava la sua gente, chiamava la sua famiglia, chiamava Viviana e la sua sorella. E beh, per questa ragione, perché lei si batteva per impedire queste speculazioni, l'hanno uccisa. È vittima della mafia, di questi giochi criminali. Viviana oggi si spende con una passione, con una generosità che voi stessi avete avuto modo di toccare con mano e toccherete sempre di più. E con lei tanti, tanti, tanti altri familiari, perché si deve prendere, dobbiamo prendere noi il testimone, perché chi è morto per una ragione più alta della propria vita, nel senso per un impegno, per la collettività, per il bene comune, non è morto, è vivo. E ci consegna il testimone perché noi continuiamo a correre, passa da una mano all'altra, passa dalla mamma di Viviana, da quella del Peppino impastato, da quello di tutti questi familiari delle vittime, come è passato da tutti quei morti delle violenze, delle guerre, dei campi di sterminio, quel testimone, loro che sono morti ce lo consegnano, perché noi col testimone continuiamo a correre come si fa nelle staffette per costruire la legalità, per cercare la verità, per essere anche noi costruttori di giustizia, per affermare la dignità umana, i diritti di tutti, per costruire percorsi di libertà che nessuno deve essere schiacciato, per la democrazia. Corriamo ragazzi insieme a tutte queste amici, amiche, che probabilmente molti di noi non hanno, però ci sono amiche perché le sentiamo vivi, le sentiamo presenti e vogliamo prestargli un pezzo della nostra vita perché loro possono, i loro sogni, i loro desideri, le loro speranze, col testimone che abbiamo preso da loro, possono col nostro contributo potersi un po' quei sogni realizzarli. Perché parlo del testimone? Perché per la Chiesa Cattolica queste persone uccise con questa violenza per i cristiani sono martiri di giustizia e martire vuol dire testimone. Testimone allora vuol dire non dimenticarci quell'immagine della corsa, di quella bacchettina che passa da una mano all'altra. Questi martiri, queste persone, queste vittime, tutte queste vittime per la giustizia, per la libertà, per la democrazia. Tutte le vittime di quella violenza, di
del terrorismo, vittime dell'arroganza, vittime innocenti, quanti. E tutte queste vittime ci passano il testimone. Quando mi sono trovato di fronte ai forni crematori, mi ho sempre pensato, facendo silenzio, cercando di dire anche a Dio perché, assumendomi dentro la mia coscienza la mia corresponsabilità, perché ancora oggi noi rischiamo, se stiamo lì solo a guardare, di diventare complici di una certa mentalità, superficialità, di chi vuole negare tutto questo. O di chi non ha preso coscienza che non si uccide solo in quel modo e con le armi, ma si uccide anche con il silenzio, con quegli equilibrismi, con lo sporcarsi le mani. E quando mi sono trovato diverse volte davanti a quei forni, io ho rivisto in quei momenti di silenzio e riflessione quelle mani che ci hanno consegnato, mi hanno consegnato il testimone, perché noi dobbiamo correre per costruire una società diversa, che ha bisogno del contributo di ciascuno di noi, di tutti noi, e tutti voi siete capaci, se no non sareste venuti a Berlino, siete tutti capaci. Peppino Impastato, la sua mamma, Renata Fonte, la mamma di Viviana, e con loro tanti altri che voi avete avuto modo di leggere, conoscere, approfondire le storie, e ho avuto tantissimi altri anonimi, ma che hanno le mani tese, ci danno il testimone perché tocca a noi correre per costruire questi percorsi di libertà, di democrazia, di dignità umana, di diritti, di pace. Allora forza, prendiamo il testimone e corriamo, corriamo, ce n'è tanto bisogno.